ma anche con il vostro consenso andiamo avanti con la successiva relazione, poi con la discussione finale. L'ultima relazione è affidata a Maria Covino. Allora, vi presento un attimo Maria. Maria si specializza in letteratura inglese alla Sapienza, dedicando il tempo del dottorato alla figura e alla visione del mondo di Gilbert Chesterton. Nel 2018 frequenta il master di cinema e televisione dell'Università Suor Orsola Benincasa per osservare da dentro e da vicino il rapporto tra narrazione e visione del mondo. Attualmente, dopo un periodo di ricerca in pedagogia generale presso l'Università di Roma III, si occupa di tutorship per il progetto Teaching Revolution. Quindi do subito la parola a Maria Covino per la sua relazione dal titolo Il volo della vita e il maestro presente, il futuro re di The Sword in the Stone, da Tim White a Wolfgang Reitherman. Prego. Anna, quanto tempo ho così mi metto il timer? Allora, guarda, siamo leggermente in ritardo nel nostro diario di viaggio, diciamo così. Sono le 17:53, diciamo 20 minuti, quindi Perfetto. possiamo fare 18:15, va bene? Ok, allora tra 15 minuti mi suonerà Grazie. l'allarme. Perfetto, grazie. E poi. Io ora metto la condivisione dello schermo, quindi mi si interrompono i contatti con voi. Se sto parlando con il muro, mi potete chiamare sul cellulare. Benissimo. La vedete? Vediamo, benissimo, grazie. Okay. Allora, quindi quest'anno è iniziata questa nuova avventura di seguire quattro professori di liceo per il Teaching Revolution, che è un corso di formazione più che altro proprio su internet. E sulle sue infinite applicazioni, e quello che mi aveva colpito molto era il concetto di apprendimento autentico e di compito di realtà, cioè tutte quelle volte in cui si parla con alunni di compiti autentici, cioè in cui la didattica è completamente unita alla vita di tutti i giorni. E questo spot di una casa farmaceutica austriaca mi aveva molto colpito. A Natale di quest'anno esce e parte con un vecchietto ormai vedovo che non ha uno scopo nella vita, infatti sono le 11 del mattino ed è ancora in pigiama. E a un certo punto però vede la foto della nipote al muro e gli viene un'idea. Tira fuori dalla sua cantina questo peso ormai arrugginito e tutti i giorni si sveglia ormai alle 6 del mattino e con la tuta per fare gli esercizi. All'inizio non ce la fa, poi il peso sale sempre più in alto, il movimento è quasi sempre lo stesso. I vicini di casa si preoccupano tantissimo, lui è sempre motivato dalla stessa foto. I vicini di casa si mettono paura di un probabile infarto, allertano la figlia dicendo tuo padre è diventato impazzito. E lui però va avanti, va avanti, va avanti. Arriva il giorno di Natale, lo vediamo vestito. Ha tra le mani addirittura un pacchetto. Va alla casa della figlia e scende lei, la nipotina, e insieme mettono il puntale sull'albero. Quindi quell'esercizio che sembrava fine a se stesso, in realtà è proprio un movimento vero. Allora, lo spot finiva, così puoi prenderti cura di quello che veramente conta nella vita. Allora pensavo, parlando di vita, e della mia letteratura inglese, il libro La spada nella roccia parla di vita e di cura.
e anche del potere e del rischio. E quindi mi piaceva presentarvelo, in realtà è molto di più il libro che ho studiato molto più approfonditamente. Le immagini della Disney serviranno soltanto come diciamo immaginario comune, che diciamo penso che la maggior parte di noi abbiamo visto questo cartone animato. Allora, Tim White, queste sono le sue date, e lui studia a Cambridge e poi muore per caso ad Atene, e sulla sua bara c'è, sulla sua tomba c'è scritto questo, l'autore che da un cuore pieno di tribolazioni ha dilettato gli altri amando e lodando questa vita. E questa è una delle prime copie della Spada nella Roccia. Lui era già famoso per altro e soprattutto scriveva tanti saggi. Aveva per esempio scritto un saggio sulla falconeria e un altro su Thomas Malory e la morte di Artù, e prima di aver letto in realtà il libro. E poi invece, scrivendo La Spada nella Roccia, va sempre più a fondo nei testi. E Leonard Potts è il suo Merlino, e quando nel 1960 Potts muore, sugli annali dell'Università di Cambridge, del Queen's College, c'era scritto questo di lui, no? E quindi si può già vedere quanto in realtà assomiglia a Merlino, che è un mago, wizard, nel senso più che altro di wise man. E di Potts non abbiamo foto, anche non sono riuscita a risalire alla data di nascita, e quindi mi dispiace, ma ho messo Merlino stesso. E qua invece abbiamo il cartone della Disney, il cui sceneggiatore e primo abbozzatore degli sketch era Bill Pitt, ed è anche l'ultimo cartone animato uscito durante la vita di Walt Disney. Il libro, ci ritroviamo nella leggendaria Merry England, e la natura è anche simbolica, cioè simbolica della maturazione di un uomo che ha il grande desiderio di diventare cavaliere, e per diventare cavaliere deve aderire sempre di più alla legge di cavalleria che si trova nella dicotomia di cui parlavamo prima, cioè la cavalleria, la legge di cavalleria è una forma formale o vera, e che tocca il cuore. E diceva Potts, cioè il professore dello scrittore: credo che ci si debba sforzare per vedere con gli occhi di Malory, ma credo che bisogna vivere in un mondo come quello di Malory o come il nostro, un mondo in cui la civiltà è quasi del tutto morta. Cioè, la civiltà è quasi del tutto morta, e qui White la fa rinascere con il rapporto con il vivente. Quindi le origini di cui stiamo parlando quest'anno e di cui parleremo ancora, Semola e Merlino sono uniti da delle origini confuse, offuscate, perché Semola non ha i genitori, è un orfano, non si sa di chi sia figlio, e quindi in quanto orfano non potrà realizzare il suo sogno di diventare cavaliere, ma soltanto scudiero di Caio, e che invece è l'erede del castello di Ettore. E, però per fare questo, in questo percorso, lui davvero impara la nobile arte della cavalleria, mentre invece Caio è sempre mosso dal successo personale, come se fosse. Artù invece qualsiasi cosa faccia, cioè lavare pile e pile di piatti o stare attento a Merlino che perde i colpi, tutto quello che fa in realtà è per spirito di servizio. E a un certo punto lui si dice: io adesso sono come una cenerentola, cioè è quella persona piccola piccola, che può essere qualsiasi eroe delle fiabe, che però viene scelto,
da qualcuno che lo vuole far crescere. Cioè Merlino, l'unico scopo della vita di Merlino è farlo crescere. E Merlino, vediamolo, è una specie di Benjamin Button, cioè vive all'indietro, viene da lontano, infatti lui ha ricevuto delle onorificenze da tutte le maggiori università d'Europa e quindi ha una certa visione, un acume e poi il senno di poi. E lo descrive anche come un mago di riconosciuta rettitudine e prestigio internazionale che aveva ricevuto onorificenze da ogni università europea e poi sta al castello della foresta selvaggia per 7 anni, formalmente per dare un'educazione di primo ordine a Caio. In realtà è stato inviato, non si capisce da chi, però lui dice proprio I was sent, è stato inviato per Semola. Altra cosa, e sia White, lo scrittore, che Semola, che anche lo sceneggiatore della Disney, non hanno padri, cioè le madri sono state... Cioè sì, loro sono stati abbandonati o le loro madri sono state abbandonate quando loro erano molto piccoli. E qui succede una cosa molto interessante. Il maestro è come se andasse a ricoprire il ruolo di padre. Quindi pensavo, tutti questi psicoanalisti, non so, recalcati o psicoterapeuti così che ci parlano della morte del padre in continuazione, però quanto un universitario può sanare in parte questa frattura? Quindi per White padre lo è Potts, e invece con tutti gli alti e bassi della relazione per Pete lo era stato proprio lo stesso Walt Disney. Infatti se vedete il naso è lo stesso di Merlino e di Walt Disney e anche il carattere un po' sgorbutico, sclerotico. Ok, arriviamo invece al materiale didattico che Merlino porta dentro la sua valigia, la sua borsa famosa e il suo bagaglio culturale che si porta indietro dalle ere, sia passate che future, si porta dietro sia dalla storia, anche storia della scienza, ma in parte anche dalla mitologia. E poi è un materiale che in alcuni casi condivide solo con noi lettori, quindi per esempio dice, non so, in questo caso quella persona si comporta come Sherlock Holmes, non parla di Sherlock Holmes a Semola, fa diciamo un ponte culturale tra lui che si trova in quel momento nel Medioevo e noi che siamo o avremmo dovuto essere nel 1900 quando uscì il libro. E poi di lui sappiamo che aveva studiato ad Eton e poi si dice che la sua camera era molto simile a quella di Erasmo a Cambridge e poi dalle elucubrazioni che fa o comunque riferimenti che fa parla sempre degli scritti dell'opera di questi uomini che vedete sulla destra, per esempio Baden-Powell, così, Einstein. Si riferisce all'invenzione dell'elettricità, alle sigarette, ai negativi fotografici, al cinema, al Rio delle Amazzoni, al tacchino che non era ancora stato importato in Europa, allo zio Sam. Ok, e si porta dietro anche delle opere di Aristotele che poi diciamo sarebbero arrivate al mondo inglese successivamente, ed è da ricordare che Leonard Potts fu uno dei traduttori della poetica. E ok, poi per esempio vabbè, è famoso i Bermuda che Merlino si porta dalle sue vacanze e il fatto che Merlino già conoscesse l'esistenza dei virus quando combatte con Magamago, però anche nel libro succede questo, e Merlino ogni tanto fa da psicologo.
Ok, vediamo un attimo i desideri intorno al conoscere la vita e riguardo all'educazione. Ser Ettore, appunto l'abbiamo detto, ha come scopo quello di dare un'educazione di primo ordine al suo, diciamo, delfino. Però è un'educazione che spesso non coincide con la realtà. Cioè, Semola conosce il volo degli uccelli, il nuoto dei pesci, e invece Caio, in questa educazione fatta in casa, si ritrova a combattere contro un fantoccio finto, e anche avendo nessuna cura della fatica degli animali e delle leggi della fisica. Ok, il desiderio di Semola, il primo, lui dice: mi sarebbe piaciuto nascere da un padre e una madre come si deve, così da poter diventare un cavaliere errante. E quindi il suo desiderio a questo punto del libro è troncato dalla sua natura, la sua natura di orfano. Vediamo il desiderio del maestro. Semola gli chiede: come facevi a sapere di dover apparecchiare la colazione per due la prima volta che si vedono? E Merlino gli fa capire prima di tutto che è atteso, cioè che lui è voluto, anche se è orfano e anche se la natura non glielo permette, in questo contesto culturale il ragazzo è atteso. E poi dopo un po' gli chiede: ti dispiace se ti faccio una domanda? E lui gli dice: it is what I am for. E Semola dice: stai davvero per farti tutta la strada per casa con me? Perché no? In quale altro modo potrei essere il tuo precettore? Cioè, essere tutor, dare un'educazione, è qualcosa ad persona, ma è proprio un volo. Perché? Cioè, chi lo fa fare a Merlino di finire lì dentro? E il fatto che la regalità del suo discepolo, cioè l'infinito valore, lui per esempio nel film della Disney non sa bene che Semola diventerà re d'Inghilterra, però sa che ha buona stoffa, ha un cuore enorme e parte da quello. L'altro desiderio dell'alunno: se solo non dovessi entrare in un'aula soffocante, ma potessi togliermi i vestiti e nuotare nel fossato. E Merlino parte da questo desiderio di vita del ragazzo per trasmettergli tutta la saggezza dei secoli che lui ha attraversato, e quindi gli dice: andiamo fuori? Mi sembra che sia fatta l'ora di iniziare a fare lezione. Lui non ci può credere perché pensava che lezione si facesse dentro. E poi invece Merlino parla sempre di questo incontro con il regno animale e vegetale come qualcosa di extra, cioè un lavoro extra per lui, che sta lì solo per fare un lavoro dalle alle. Nel tempo libero si vanno a fare esperienze immersive che partono dal desiderio di Semola di diventare tutt'uno con la natura, per poi però conoscerla a fondo. Questo ve lo riporto in inglese perché era più, diciamo, d'impatto. E dice al Rospo, che è il re del fossato: le ho portato un giovane professore che vuole imparare a professare, e il re gli risponde: a professare cosa? Il potere. Cioè Merlino è consapevole che nel suo rapporto educativo con Semola lui sta educando una forza, la forza bruta di Caio, come se fosse, a diventare potere, un potere razionale, umano, relazionale. E mi ricorda molto l'espressione di Romano Guardini, che diceva: il senso essenziale del mondo futuro sarà il domare lo stesso potere. Ed era il 1937, quindi sono continui riferimenti alla storia nazionale, internazionale. Quando Semola visiterà il regno delle formiche, le formiche in realtà parlano con un lessico tipicamente, un'impostazione tipicamente dittatoriale, un po' ricorda il fascismo. E poi le questioni scottanti, come per esempio l'esperienza immersiva nel mondo degli scoiattoli, che nell'originale non c'è, nel libro non c'è, però tutte le domande scottanti che White poneva al suo professore, che aveva solo 9 anni in più di lui, tutte le questioni scottanti, la vita, la morte, l'amore, il professore diceva: guarda, questo lo chiediamo a mia moglie, che si chiamava Mary,
e che senza dubbio ti dirà qualcosa di saggio. E, per esempio, a un certo punto lui, scrivendo il seguito della Spada nella Roccia, fa il calcolo e dice: ma Artù come fa a essere ancora innamorato di sua moglie, con cui è sposato da almeno 20-25 anni? Quindi chiede al suo professore e alla moglie: scusate, ma secondo voi è ancora possibile essere innamorati della propria moglie a quell'età? E loro nel frattempo stavano avendo il quarto figlio. Ok, quindi questo è il regno, il viaggio nel regno delle formiche che la Disney non riporta, e vediamo ancora il rapporto tra lo scrittore e il suo professore. Potresti trovarmi in tutta la tua nobile università un biologo, un fisiologo, un esperto di storia naturale di tutto rispetto, che si dà il caso che sappia di qualche pubblicazione sull'anatomia comparata del cervello degli animali? Se non esiste il libro, potresti convincere in qualche modo qualche persona di spessore a darmi qualche informazione per lettera? Cioè, quello che fa il professore è quello di fargli una rete e per fare andare avanti la scienza, la divulgazione è un'arte completamente al servizio della vita, della celebrazione della vita. E quindi questa rete che lui fa all'università con le persone reali, nel libro invece Merlino la fa, per esempio, delegando le lezioni di volo ad Anacleto, le lezioni di tiro con l'arco a Robin Hood e Marian, e poi abbiamo l'incontro con il mondo delle oche selvatiche, che pure è molto istruttivo per Semola ed è quello che nel film viene riportato qui. Tutto quello che rimane di queste esperienze immersive è il concetto del verbo greco oida, so perché ho visto. Però non è una conoscenza fine a se stessa, oppure qualcuno che fa, diciamo, si mette sopra gli altri per dire ho visto tante cose. E anche White sapeva perché aveva visto e perché aveva vissuto. Queste sono fotografie di casa sua in cui lui si esercitava proprio con questi animali, li conosceva a fondo, sapeva tutti i nomi di tutte le piume e aveva scritto, come dicevamo, alcuni trattati su queste cose che poi lui tratterà a livello narrativo di fantasia, un po' come per la Disney era importante lo studio al vero, cioè le posizioni, le parti dell'animale, per poi dare una credibilità, un impatto forte sullo spettatore. E, ok, quindi arrivando alle conclusioni, nel rapporto educativo tra Semola e Merlino possiamo vedere che la tutorship ha queste caratteristiche: far sentire atteso l'alunno, sentirsi inviati da chi? Magari noi dal ministero, da non lo so, e sapere che ogni volta che si parla di educazione e di istruzione si parla anche di potere, di pericolo, coniugare i suoi desideri con la trasmissione di sapere. E ti ho preparato qualcosa di speciale per te, incontrare la bellezza e dare alcuni elementi per conoscerla. Riconoscere la meraviglia, Merlino dice, le meraviglie non cessano mai, servirla, e in questo sta il nucleo, la forma vera della cavalleria, e presentare i maestri del passato e poi fare rete con i maestri viventi. Quindi la legge di cavalleria non è fare il cavaliere e diventare il cavaliere, ma essere cavaliere. Cioè Semola pulisce la pila di piatti senza ringraziamenti, come uno schiavetto, nello stesso modo in cui per caso estrae la spada nella roccia. Cioè la sua vocazione di re lui la scopre facendo quello per cui si era preparato teoricamente e praticamente per anni, e il suo sogno viene sorpassato alla grande, perché lui non poteva diventare cavaliere ma diventa re, e poi si scopre che nella realtà lui era il figlio del re morto, e la spada nella roccia lui la estrae perché Caio aveva dimenticato in locanda la spada per andare a concorrere per il torneo.
Quindi da un atto di cavalleria vera e si, cioè nasce il re. Infatti in inglese dice you are a born king, cioè in questa cultura si ritrova anche la natura e si ritrovano le origini. E all'inizio, la prima volta che appare la parola education, Merlino ha come ospite a tavola Semola, e la zuccheriera corre a servire Merlino e a mettere lo zucchero nella sua tazza da tè, e Merlino lo ferma e gli dice: no, 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 che educazione è questa? Prima gli ospiti. E poi cultura sempre, perché Merlino aveva preso tutti questi animali che conosce, che fa conoscere a Semola, perché li curava. Erano delle formiche in pericolo, lui ne aveva preso il nido e così poi gli fa fare all'interno a Semola il gaggio lì dentro. Quindi la cultura genera la cura genera cultura e viceversa. L'ultima lezione, quando si devono salutare, il maestro ormai se ne va perché l'alunno è maturato, e dice: però l'ultima lezione la affido al mio amico Tasso, che è la persona più istruita che ci sia. E il Tasso gli dice: e così Merlino ti ha inviato da me per portare a termine la tua istruzione. Bene, io posso soltanto insegnarti due cose, a scavare e ad amare casa tua. Ed è questa la lezione che consegna al futuro re d'Inghilterra e padre un po' di questa nazione. E questo Tasso si era acculturato perché aveva voluto scrivere un trattato sulle origini e sulla gerarchia dei viventi, un po' in stile della Greceno Bean, cioè istruisce Semola in maniera anche un po' pedantesca, e con tutte le relazioni che ci sono tra le varie specie viventi. E quindi così gli consegna l'ultimo tassello della saggezza, che può servire sia a un saggio, a un maestro come Merlino, che a un governante. Cioè l'importante è essere uomini saggi, uomini che hanno visto. E per aver visto poi si sono giocati tutti per tutto per difendere la casa che avevano scavato, che avevano costruito per generazioni. Quindi non si tratta soltanto di gioia di vivere, di vitalismo, ma la vita è percepita come un grandissimo dono grazie alla cultura, e quindi ci giochiamo la vita pur di difendere la vita. Merlino lo fa con Magò, rispettando le leggi di cavalleria, le forme, però non evita a Semola di scontrarsi contro il pericolo, e quindi qui lui si mette fuori di scena e a salvarlo sarà Anacleto. E poi sempre su questo rapporto vita-morte, il maestro che invecchia, perde colpi, dice cose strane, si dimentica le formule, e la forza e il potere dell'alunno che aumenta e diventa sempre più uomo. Quindi nel prendere quello strumento è come se Semola, in quest'atto di vera cavalleria, portasse a compimento l'umanità. Ok, e poi con questa vi volevo lasciare. Quando Semola gli dice: ma potevi essere ucciso? E Merlino gli risponde: ne valeva la pena se ne hai tratto qualche insegnamento. E spero di non essere stata troppo lunga. Benissimo.